Oh, eccoci qua, guardate che c'è. Cos'è questo? Un momento Questa è la mole. sono un po', c'è l'uomo, c'è anche di là, vedete, c'è l'uomo, faccio vedere. Tac. Ci sono un po' di monumenti italiani. E ci sei pure te. Sì, però sono ancora Ah, sì, edificato. vediamo l'uomo che possiamo Ah, urca, urca, proprio, occhio E che. poi arrivano i piccioni. Occhio che poi queste cose tornano indietro, No, le occhi i piccioni. all'improvviso. Fabrizio Biasin, che non è solo Ciao. su Twitter, viene qui, cioè, ogni tanto a trovarci. Ah, perché tu non ci vai su Twitter? Io ritwitto e basta, perché sai che se twitto io poi viene fuori così. Ritwitto e basta, sono un ritwittatore. Prenditi un po' di insulti anche te, solo io li devo prendere gli insulti. No, 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 poi gli insulti, poi. Cosa genera cosa, eccetera, eccetera, eccetera. È il 14 dicembre. L'ultima partita l'abbiamo giocata il 13 novembre. È stata dura. È stata dura ed è ancora dura e sarà dura perché manca ancora un po' meno di un mese, al 4 gennaio. In attesa del 4 gennaio, il mio timore è che finito il mondiale cominceranno a moltiplicarsi le bagnole di mercato, tutta una serie di Ci sono voci. già. Già ci sono, figurati poi sotto Natale, quindi non vedo l'ora che si ritorni a giocare perché insomma sì, il mondiale è stato anche piacevole, però. Ma tu come la vivi questa cosa che un giorno si parla di Skriniar, l'altro giorno di Leao, l'altro giorno di Leao e l'altro ancora di Skriniar, Leao e Skriniar, Skriniar e Leao, cioè è più una moda che, Allora sì, cioè, ho perché di cose nuove non ne sono successe, no, poi è chiaro, sono d'accordo no, però capisco la necessità di riempire gli spazi e lo fai con chi? Con i giocatori in questo momento che hanno più voci addosso, no? Da una parte un grande difensore che sta andando a scadenza di contratto e quindi avendo già un'offerta da Parigi bisogna capire se rinnovo o meno con l'Inter, questione di giorni perché dopo Natale l'Inter vuole una risposta che sia sì o no, poi si vedrà. E dall'altra Leao, abbiamo capito quanto vale il giocatore, abbiamo capito che ha un mercato importante, dobbiamo capire se rinnovano col Milan. Ecco, l'unica certezza che abbiamo rispetto a tutte queste voci è che sia uno che l'altro, per come la vedo io, sicuramente la loro stagione la finiscono due solo, poi si vedrà. Ecco, su Skriniar c'è un sostanziale silenzio. Allora, su Skriniar la so bene, Skriniar ha in mano l'offerta dell'Inter, 6 Ah, milioni più bonus per 4 o 5 anni a discrezione del giocatore. L'offerta è già stata pervenuta tempo fa, si aspetta la risposta. Il problema è che questa risposta non arriva e siccome l'Inter non vuole andare oltre Natale, il mio timore è che ci possa essere un no, però aspettiamo e vediamo. invece ieri ragionavo proprio qui con i tifosi, dicevo, ma Ibra, che conosceva bene la situazione di Gigio perché aveva lo stesso procuratore, su Gigio non si era mai speso così tanto come ha fatto invece ieri per Leao. È un indizio oppure no? Beh, io credo che giustamente Ibrahimovic in questo momento, ancora giocatore, sta ragionando però anche da pezzo di Milan, perché secondo me poi il suo destino sarà quello di diventare parte del Milan. E quindi giustamente prova a fare un ragionamento per un suo compagno di squadra, che è anche una parte importante dello spogliatoio. E secondo me lo dice non soltanto per interesse del Milan, ma lo dice anche per dare un consiglio al ragazzo, siccome sei giovane, stai crescendo, almeno puoi fare un certo tipo di lavoro che magari non ti sarà permesso altrove, pensaci bene prima di andare da un'altra parte. Ma gli esempi li vediamo adesso. Hakimi ha più o meno detto esplicitamente all'Inter giocavo come piaceva a me, quindi faccio un po' più fatica perché insomma, è un po' più difficile. Quindi prima di andare a prendere più soldi che sono importanti, pensa anche alla tua carriera. Ieri ho fatto il brindisi non alla cena degli sponsor, prima al Natale della comunicazione del Monza, e Galliani ci diceva: mi sorprendo di chi si sorprende. La Serie A fattura 2 miliardi e 2, la Premier ne fattura 8. Se la Premier decide di offrire più di te su un giocatore, ci devi stare. Cioè, la Serie A oggi è un campionato di Sì, transito. sì. È la nuda e cruda verità. È un ragionamento stracondivisibile che tra l'altro fa da mesi e mesi Marotta, ma in realtà lo fanno tutti gli amministratori saggi che dicono la verità. Il problema è che questa è una verità che ci entra da un orecchio e ci esce dall'altro, no? Perché noi pensiamo comunque sempre di essere belli, bravi e fortissimi. Purtroppo siamo in questo momento quelli che devono sottostare alle leggi degli altri. Se arriva
qualcuno della Premier e ti mette sul piatto una montagna di soldi, o comunque soldi importanti, tu sei obbligato ad ascoltare, non puoi più essere quello che comanda, sei quello che subisce l'azione degli altri, fino a quando non riusciremo a dare un valore al nostro prodotto che ancora non abbiamo. Senti Fabrizio, tu lavori a Libero, che è un quotidiano che ha la sede nel cuore di Milano, Porta Venezia, e ti vedi scorrere Milano sotto gli occhi tutto il giorno, durante le tue ore di lavoro. Cosa pensi di questa Milano che continua a non capire che senza lo stadio nuovo o senza gli stadi nuovi il calcio milanese è destinato a diventare un calcio di retroguardia? Ma l'ultima l'ho sentita ieri, oggi, cioè il fatto che adesso si chiede più verde, di spostare un po' lo stadio, di abbassare l'urbanizzazione, questo è quello. Quindi si chiede anche di contenere il prezzo dei biglietti e di portare la capienza da 60.000 a 70.000, perché si vuole, chi ha, secondo me, vuole un po' ritardare le cose, cerca di portarsi i tifosi dalla sua parte, perché i tifosi sulla capienza e sui biglietti sono d'accordo. Io sono a Milano da 20 anni e ho imparato che Milano, che è una città super moderna e super efficiente, se quando vuole fare una cosa la fa. Io sono arrivato che non c'erano grattacieli, c'era solo il pirellone, adesso ti guardi attorno, sono grattacieli uno. Sono arrivato che c'era confusione e c'è un... Ecco perché Milano ha cambiato ovunque in meglio e sullo stadio non vuole cambiare. Se lì evidentemente c'è sempre un problema è perché evidentemente a volte c'è chi non ha interesse a far arrivare lo stadio. Questo è un problema serissimo, tant'è che secondo me alla fine il rischio è che effettivamente si decida di andare a Roma. Perché non possiamo più aspettare, perché se anche oggi iniziano a scavare, noi lo stadio lo vediamo fa 7 anni, se oggi iniziano a scavare, solo che oggi nessuno ha iniziato a scavare, quindi il rischio è che io e te, ma soprattutto te, non vedremo mai lo stadio. No, io lo vedrò assolutamente, perché ci sarà, tu non lo vedrai perché sarai tornato a Como, bellissimo quotidiano anche a Como, la provincia, prima o poi certi amori. Memoria assurda. No, ragazzi, cioè, voglio dire, cioè, ti ricordo, ti ricordo. Secondo me per me memoria non lo fa. No, ti ricordo che tu... Per te farò memoria a Twitter. Sì, vabbè, è rotto, c'ho lo scudetto sul petto, è tutto in dimenticatoio. Senti un po', ma la cosa che ha fatto Messi ieri è maradoniana oppure no? Oppure è blasfemo chiamare in causa? Allora, ovviamente chi vive il presente cerca sempre di celebrare di più quello che vede, no? Quindi sì, è giusto dire che Messi ha fatto una cosa immensa, perché chi ha visto la partita si è reso conto che c'è un giocatore che è a un livello stratosferico in un torneo che è il torneo più importante del calcio, il mondiale, quindi ci siamo. Dopodiché la differenza la fa la Coppa, quindi se Messi riesce a fare quella cosa lì, arriva al livello. L'ultimissima cosa, Fabri, sento tanti, veramente tanti, che dicono che Messi e l'Argentina, per carità, stanno facendo loro, però no, tifo contro Messi, tifo contro l'Argentina, perché ad anni che li tifa troppo. Cioè, questa cosa che tu conosci su Twitter, cosa pensi di questa roba? Ma penso che tutto serva a fare il traffico, il casino, confusione. A Dani ha il suo modo di secondo me sarebbe commentatore, sia ben chiaro. Fare comunicazione, e se non ti piace puoi anche abbassare il volume o fare un'altra cosa, però per me è un modo diverso, che può piacere o non piacere, di fare comunicazione. Secondo me non fa male a nessuno, cioè, per cui va bene così. Cioè, su. Buon Natale, cerca di arrivarci perché in bicicletta poi si dice che sempre in bicicletta. Comunque io ho in memoria occhio alla pella e alla bicicletta. Ciao a tutti, sono stati un po' male, ma scherziamo, ciao a tutti.